È buonissimo. È buono, buono. Hai sentito cos'è sto panzerotto? Io ho avuto un momento che pensavo di perdere, paura, mi sono cacato sotto. Sai cosa c'è dentro questo panzerotto? È Imodium. Mi sono cacato, ma questo poi però abbiamo finto di 8 punti. E adesso mi rilasso un po', mangio. Ma devi sentire cosa è queste faf con la cicoria. Vabbè, adesso non mangio. Ma una roba. Si capisce. Sono buone. Ma ci manca la parola. Perché qua se non c'era il trascendente, mica. A me mi hanno votato tu. È vero, è vero. Ma tu non hai idea che ho raccattato. Chi ha raccattato? Sinistra, fascisti, fancazzisti. Ho raccattato anche gli abbandonatori di cani. La Puglia è genio sregolatezza. È come la notte della Taranta, che sembra che c'è il caos, ma poi vai a guardare e tutto funziona senza che si capisca come cazzo io abbia fallito pure al corso de flauto, perché invece di soffiare sul chiavo, ma io sui fallimenti mi ci butto a pesce. E io quando fallisco sono felice, che da ragazzo mi sono messo in testa ad imparare la chitarra da solo, poi dopo 2 anni che battevo come un bongo, l'ho girato e ho detto cazzo c'ha le corde. La domanda è possiamo riempire noi di azione questo vuoto? Sicuramente no. Brenda, lei ma quanto è di sinistra? Ma che cazzo ne so, come ma faccio a saperlo? Ma... è venuto fuori che ero del movimento italiano delle casalinghe. No. Cioè ho fallito pure l'emocromo, capito? Quando un sarò trionfo al Viminale, sì, grazie detto, a voi. Sì, non è così. Nonostante i 2,5 milioni però, di voti, io dal Viminale continuerò a parlare con voi. Due milioni e mezzo di voti. Bro! Sì. È tanta roba. Ma è molto... 2,5 milioni e mezzo di baci. Ma cosa sono fa? 6 mogli e 4 amanti per 80 anni. Vabbè, ma appunto... 2,5 milioni. Sì, sono i Kraffen con la crema che io mi sarei mangiato quando ho visto che la Lega ha preso l'8%. Non riesco a uscire da TikTok perché io TikTok. Amo voi. Sì. Perché non posso rimboccarmi le maniche e andare a lavorare al Viminale? E quindi... Ciao Viminale, va bene. Ci vediamo alla prossima legislatura. Sì. Non riesco a dire che la donna è giusto che lavori. Ha progettato la femmina per far proseguire la specie. No, lavarla, stirarla, spolverare, fare i vetri al suo abito. E l'uomo per fare l'elicottero col pisello, la colpa è tutta delle femministe che si fanno le canne di testosterone e poi si trasformano in esseri che hanno la grazia di un ergastolano moldavo. Donna è fatta per bloccare la strada col SUV davanti alla scuola e l'uomo dietro per prendere la parolaccia suonando il clacson. Come ad esempio la nuova portavoce di Biden, che non contenta di essere lesbica è anche negra. E la prima ad essere messa in riga è stata la precedente tata di Silvio, Licia Ronzulli. Poverina, una che si è fatta dal nulla, è partita come infermiera, è diventata braccio destro di Silvio Berlusconi, senatrice di Forza Italia e membro del COFASIR. Sulla triste parabola della Ronzulli è intervenuto anche Feltri. Che cazzo ha fatto la Ronzulli? Perché c'è... Probabilmente ha usato le copie di Libero come lettiera del gatto. Comunque una cosa è certa, in Forza Italia adesso comanda la fascina. Qui, per esempio, lei gli sta dicendo... Fammi vedere cosa cazzo stai scrivendo. Noi in Veneto siamo un grande condominio. Ah, abbiamo fatto assemblea, rinnovato amministratore, sottoscritto. Perdere io? No. Abbiamo vinto. Vinto col 125%. Io vi prometto ai miei avversari che sarò presidente di tutti, anche di voi leghisti. La Lega io? No, la Lega ormai è un partito nazionale, di un'altra nazione però. Io dico aiutiamo Salvini, ma a casa sua. Salvini, io l'ho con la sua smania di star sempre su TikTok per raccattare il sud. Dice, per me certo. Il massimo del sud concepibile è il Polesine. Oltre un po' per me c'è l'Antartide. Ma che adesso non è una roba che fa incazzare. L'autonomia sto puaretto qua la vuole da Salvini.